lunedì 13 marzo, mancano esattamente 100 giorni alla maturità, un grandissimo traguardo per noi studenti. Con Spazio Z abbiamo intervistato i ragazzi lungo tutte le nostre puntate e ancora una volta ci ritroviamo qui in una scuola, Liceo Scientifico Marconi. Adesso facciamo un giro di domande per sentire che cosa significa festeggiare questo grandissimo giorno per i ragazzi e quale sarà lo svolgimento della giornata. 100 giorni, che cosa significa per te? Significa la conclusione di un ciclo iniziato già 5 anni fa, in realtà anche 13 se consideriamo tutto il percorso scolastico. È una giornata emozionante, insomma, perché chiudiamo un ciclo scolastico e ci avviciniamo al mondo esterno, all'università, al mondo del lavoro, insomma è una realtà completamente diversa da quella della scuola e un giorno davvero davvero toccante. Ma per me i 100 giorni sono semplicemente un traguardo, perché alla fine manca talmente poco all'esame che è tutta una giornata di festeggiamenti e niente, un sacco di ansia, perché comunque sta per finire un percorso della mia vita, perché alla fine la maturità vuol dire quello e sono felice per quello che mi aspetterà dopo. Diciamo che è sia un punto d'arrivo che un punto di partenza, sono molto emozionata e mi piacerebbe pensare, diciamo, che da questo momento in poi inizia di più la responsabilità, però è anche un momento dove capisco che bisogna divertirsi e svagarsi, quindi diciamo che entrambe le cose mi piace viverla in maniera leggera. È tanto divertimento, è una bella giornata per i giovani, è importante comunque queste testimonianze per tutti e siamo contenti per questa serata, speriamo di divertirci. Tra 100 giorni cosa ti aspetti che succeda? Come uscirai da questa scuola? Impegnandomi magari ho anche dei risultati positivi, insomma. Io sono abbastanza tranquilla, devo dire. Ho studiato, sono a posto, speriamo. Quanto tempo ci hai messo per idealizzare questo outfit? 3 giorni fa ho provato tutti i vestiti che avevo in casa, completi e cose varie, stavo per mettermi a piangere perché non avevo idea di che cosa mettere, però alla fine è venuto bene, io direi una settimanella tra tutto. La indossi tutti i giorni tu la giacca? No, assolutamente no, questo è proprio un momento speciale, 100 giorni dalla fine per la coronazione di un percorso che è iniziato 5 anni fa, sono estasiato da questo momento. L'ho indossata in 2 occasioni, questa e il mio 18esimo. Ah, io non la indosso mai, guarda, l'ho comprata ieri per questo evento. Quest'anno penso sia la prima occasione, quindi sono abbastanza emozionato, possiamo dire, però no, mi sento a mio agio, dai. Come si sviluppa questa giornata? Come è articolata? La giornata si sviluppa che avremo il pranzo a Villa Borghese verso Montecchio, ci portano delle navette fino a là, ci riportano col campus o in base alle zone abitative di Pesaro. Poi abbiamo del tempo libero magari per cambiarci, per sistemarci, per cenare e poi andiamo tutti direttamente al Cocorico. Ci divertiamo, beviamo, pranzo, ballare e domani non andiamo a scuola.